Ciao ragazze, ciao ragazzi! Siamo in un nuovo supermercato che abbiamo scoperto e Tuo di, in cui tante ci avete detto di venire. È tipo un discount. Sì, è tipo Todis, MD. Stiamo trovando un sacco di cose e vogliamo trovare sia cibo buono sia cosmetici. Mi raccomando, mettete tanti like se vi piacciono questi video di vlog al supermercato. Siamo in missione segreta. Missione, infatti non posso gridare perché non conosciamo questo supermercato. Ci potrebbero cacciare o multare o picchiare. Tutto. E fateci sapere nei commenti altri supermercati. Noi andiamo in missione. Sì. Ma intanto ho trovato questa piadina vera romagnola. Si compra sempre piadine. La piadina romagnola con olio extravergine d'oliva. Yeah, viva! Ragazzi, state attenti ai pan carré perché sono spesso ricchi di burro, strutto, olio di colza, tutte queste robe, controllateli bene. Ho trovato certe cose tipo patatine. Come lanci in pasta? Le patatine e chips naturale. Sì, con farina, ancora extravergine d'oliva, però c'è un po' di zucchero. Sfizioso, belline. Dai. Invece delle patatine classiche, sfiziose. Inzio, io l'ho trovato. La pizza! No vabbè, troppo cacciamo. Non c'è l'olio di palma sicuramente. No. Olio extravergine d'oliva. Beh, questa penso ce l'hanno solo a Napoli, però. Poi c'è il seitan, ci sono varie cose qua, prodotto biologico, guarda. Io sai che lo vorrei prendere il seitan, perché non mi piace tanto spesso, però ogni tanto da alternare alla carne. Di salmone fresco. Quanto costa? Pronto per il consumo. Ah, c'è anche quello per 3 il euro. Sushi. 3 euro, ma dai, mi volevo prendere, il salmone fa tanto bene, contiene omega 3, omega 6, ci vuole. Allora, fette biscottate bio di, al tuo di, come sono, controlliamole. Però c'è olio vegetale di girasole e zucchero. Non ci piace lo zucchero. Vabbè, già che non c'è l'olio di palma, già è una cosa, dai. Comunque c'è una grossa varietà. Ah, poi ci sono anche le gallette, gallette d'avena. Le gallette le voglio, anche di avena. Cinque cereali, buone queste gallette. Di farro sono finite. Le preferite, perché pure voi le preferite, vero ragazzi? Eccole, perché queste cosa sono? Ah, queste sono di riso. Però questo è riso integrale, è un mix di riso integrale e riso. Io me le prendo queste qua, di riso, biologiche. Quelle di farro, dato che Nancy e Carlita dicono sempre che sono buone, sono finite. Allora, questi li adoro, da mettere tipo nello yogurt per la colazione. Ci sono questi qua, cioccolato e vaniglia, ma sicuramente saranno pieni di zucchero, infatti. Meglio prendere i naturali, sono tutti bio, di grano, camut, soffiato, di farro soffiato. Io mi metto questi qua di farro, voglio proprio provare come sono. Proviamo. Mi dite niente, 100% farro, lo vuoi anche tu? No, no. Magari te li pucci nello yogurt. Ah, buona idea. Quasi, me li prendo. Peccato che quella al cioccolato c'è lo zucchero, vabbè. Ti metti tu un po' di cacao. Bravo, mi metti un po' di cacao e ho fatto meglio. Brava. Reparto biscotti. Fate attenzione, qua c'è scritto senza zuccheri con uva fresche. Ma in realtà c'è dentro l'olio di palma. Quindi non va bene. No. Controllate tutte le cose. Questi qua, per esempio, croissant integrali. E ci dice che sono light, con zucchero di canna, farina integrale, poi c'è olio di girasole, emulsionanti, monodiglicerido e acidi grassi, che non, comunque sono da evitare. Scegliete le cose quanto più naturale possibile, questi, ragazzi. Pensavo che erano quei muffin che trovasti all'uscio. No, lo guardate anch'io, non vanno bene. Bene, ottimo, questa missione è una merda, fine questo? Adesso. Aspetta, forse questi però non sono male, le tortine, vediamo queste. Sì. Allora, tortine senza conservanti, senza OGM, senza, queste sono belline, che sono tipo le camille, secondo me, dai che queste le voglio, me sto già assaporando, senza grassi idrogenati, dai che ce la possiamo fare. E gli ingredienti che cazzo stanno? Guarda che non li trovo gli ingredienti, davvero. Erano qui davanti, io non li vedevo. E allora, aiuto. Farina di frumento, zucchero, uova, olio, girasole, acqua. Queste sono abbastanza... Sono accettabili, dai. Accettabili, dai. Sono... Non c'è male. Vogliamo prenderli? Prendiamoli, dai. Questi sono buoni, guarda. Tutti biologici. Però guarda qua che schifo. Cioè, c'è la condensa tipo sotto. Lo so che poi magari bisogna agitarlo, però mi fa un po' schifo comprarlo, no, Nancy? Guarda, cioè, sta tutta sta roba sotto. Nancy fa sicuramente molto schifo. Tutti ce l'hanno, però forse proprio perché sono naturali. Ho trovato questi fiocchi di latte 0% grassi, non ci sono ottimo. Grassi.
buoni. Quindi questi sono un secondo, sono buoni. Solo proteici. Fammi controllare. Ottimo, zero, che io me le piglio. Sono io, capito? Le proteine. Quando sono non sai che mangiare. A pranzo con una bella insalatina vicino. Ma no. Ma che prima la pizza, ma sta cosa. Guarda che ho trovato. Guarda, ciambellone. Sì, sì. Pieno di burro, robe. Ma no, lo dobbiamo fare noi in casa. Perché non lo facciamo? Dai, ciambellone magari bicolore. Va a casa lo facciamo. Sì, lo voglio. Se non lo mangio, è troppo buono. E vai, wow, e vai, cioccolato. Allora, biologico al latte fondente 74. Ah, è buono, abbastanza buono. Io preferisco ancora più alta la percentuale. Però comunque è biologico e costa solo 1,69. Quindi direi più che buono. Vediamo gli ingredienti però, io non mi fido. Non ci deve stare lo zucchero, o almeno deve stare in basso. C'è lo zucchero. Vabbè, ma in tutto il cioccolato c'è lo zucchero. Sì, magari se sta un po' più in basso. Guarda che ho trovato. Oh mio Dio, cosa sono questi biscotti? Questo è burro proprio. No, questo è proprio, c'è tutto il male. Qui dentro poi ci sono le caramelle gommose. Oddio, si vede che ho fame. Guarda quante robe, le liquirizie, le caramelle. Oh no, guarda questi. No, vabbè, questi non si devi vederli. Che tipo il duplo. No, questi cookies. Mamma no. Questa per esempio è una cosa che voglio, perché l'aceto balsamico di Modena BioD. Quindi ci vuole proprio. Ah, c'è anche l'aceto rosso, sono tutti i vari tipi di aceti. Wow. Ottimo. Grazie. Anche i pomodori bio, questi me li prendo, un po' di scorta di passata, di pomodori, tutti BioD. Sto guardando un po' questi prodottini, c'è questa BB cream in cui c'è il dimeticone, quindi la poso con molto dispiacere. Vediamo un po' se cremine, vorrei proprio trovare qualcosa di buono. Questo è pieno di peg, roba. Un po' la coincidenza di queste creme, questa crema disidratante così così, qua c'è il dimeticone e invece questa lifting mi piace proprio, a un buon inci. Tutte e tre della marca la stessa. Ovviamente vi farò il video sul mio primo canale dove vi farò vedere tutti i prodotti cosmetici che comprerò adesso. Il mio latte e lo shampoo a sorbello per bambini hanno un buon inci, mentre invece poi a fianco c'è l'olio emolliente dove c'è paraffinum liquidum, quindi è malefico veramente. Invece questi due vanno bene. Vediamo anche il sapone a sorbello. Ti ricordi quando abbiamo fatto il video del burro d'arachidi fatto in casa? Sì. Che era buonissimo? Questo invece fa schifo perché c'è l'olio di palma dentro e tutti oli. Ci invece cercano sempre l'olio di palma. Sì, perché non è solo fatto con le noccioline, ci sono anche grassi e robe, quindi mannaggia. Vedi le marmellate? Anche le marmellate qua, light ci dice, vediamo. Comunque ci sta lo zucchero, ma che light! Dai. Ma basta già la frutta per zuccherare. Infatti, non c'è bisogno. Tè verde biologico non può mancare. Sapete che amo il tè verde, anche il bio, quindi lo prendo. Sono anche il tè nero. Anche artificiale, vediamo un po'. Infuso finocchio e melissa. Questa che cos'è? Digestiva. Bellina questa. Sono disperata, ma è possibile che in ogni supermercato dove andiamo non troviamo prodotti bio, cosmetici? Però qualcosa ho comprato, Nancy, qualcosina ho trovato, quindi sono felice. Ricompensa, adesso facciamo merenda con queste gallette al cioccolato e lo yogurt. Queste cose non le vedrete nel video degli acquisti perché le mangeremo tutte. Queste finiranno praticamente. Che sta succedendo? Pochissimo il cioccolato su sta galletta, ragazze, che è così sottile? Cioè, non lo so. Vi prego, tu di mettete 8 kg di cioccolata. Oh, buona. Croccanti. Guarda che molto invece. Buona, buona. Evviva! Viva le gallette al cioccolato! Speriamo che questo video sia piaciuto, lasciateci tanti like e al prossimo video. Ci vediamo video. Al video degli acquisti. Sì, vi faremo vedere tutto quello che abbiamo comprato, se rimarrà qualcosa, perché con la fame che abbiamo. Oh, buono veramente. Coccantissimo.